Autorizzazione da parte della provincia di Taranto al raddoppio dell'inceneritore di Massafra. A questo punto alcune riflessioni, come dire, de iure condendo sono d'obbligo. Sarebbe opportuno a questo punto che la regione privasse, togliesse alle province le deleghe in materia di rifiuti, visti certi scempi compiuti. Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi e Uguali. Non può non esserci grande attenzione per chi fa politica nella provincia di Taranto sul tema dell'ambiente. Spesso parliamo di Ilva dimenticando quello che rappresenta sui nostri territori le tante discariche, e quello che sta avvenendo in questi ultimi mesi è assurdo, è paradossale. Autorizzazione e ampliamenti di discariche a Statte, a Massafra, a Grottaglie, il rischio della riapertura della discarica di Lizzano. È davvero scandaloso. Per questo, insieme a Gianni Liviano, al collega Liviano, ma anche insieme ai colleghi Pendinelli e Cera, abbiamo provato a fare una proposta di legge per togliere le deleghe che la provincia ha per la gestione dei rifiuti speciali. E allora, da questo punto di vista, noi continuiamo a chiedere al presidente Emiliano con forza di calendarizzare quel disegno di legge. Sappiamo che il presidente Emiliano è interessato a questo progetto di legge. Bene, allora con urgenza a settembre lo faccia proprio. A me non interessa che mi venga negata la paternità a questa legge. Lo faccia proprio, lo faccia come disegno di legge del governo regionale e lo porti all'attenzione della Giunta e del Consiglio regionale. Non si può continuare ad assistere a quello che sta avvenendo sul nostro territorio. La vicenda del raddoppio dell'inceneritore di Massafra è una cosa scandalosa. Farlo passare come un ampliamento, quando invece è a tutti gli effetti un raddoppio, è qualcosa che davvero ha dell'incredibile. Cosa dobbiamo aspettare più nella provincia di Taranto? Cosa dobbiamo più sopportare nella nostra provincia di Taranto?